L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne di Maria De Filippi ha trovato l'anima gemella. Il trono di Luca Onestini a Uomini e Donne di Maria De Filippi è stato seguito da moltissimi telespettatori. L'ex Mister Italia è stato indeciso fino alla fine e non sapeva chi scegliere tra Giulia Lattini ed Anastasia Sorgeil Soleil. Alla fine della sua avventura nel talk show di Canale 5 ha deciso di scegliere proprio l'italo-americana Anastasia Sorgeil Soleil. Una scelta che ha fatto discutere tantissimi telespettatori, che non si aspettavano che Luca Onestini scartasse proprio Giulia Lattini. Una decisione che nel tempo non è stata azzeccata ed infatti durante la sua permanenza all'interno della casa del Grande Fratello Pit 2 Ettore ha ricevuto una brutta notizia. Anastasia Sorgeil Soleil ha deciso di lasciare l'ex tronista Luca Onestini per fidanzarsi con Marco Cartasegna. L'italo-americana aveva dato la colpa alla sua rivale Giulia Lattini per aver trovato alcuni messaggi ritenuti compromettenti. Ma oggi sia Luca Onestini e Giulia Lattini sembrano aver superato i loro momenti peggiori. Infatti l'ex Mister Italia si sta frequentando con la modella Ivana Mrazova, mentre Giulia Lattini ha postato una foto che ha lasciato senza fiato tantissimi suoi sostenitori. Giulia Lattini e la foto rimossa. Poche ore fa l'ex corteggiatrice Giulia Lattini ha voluto postare una foto che ha fatto discutere un bel po' di persone. In questa foto si vede l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne avvinghiata ad un ragazzo misterioso. La bionda romana si è fidanzata sul serio oppure è soltanto un amico? I suoi fan hanno provato a chiederle qualche cosa ma il post dopo un paio di minuti è misteriosamente scomparso. Un gesto che non è piaciuto a nessuno e proprio per questo stanno tutti aspettando una sua risposta ufficiale. I fan commentano la foto della Lattini. I suoi ammiratori si sono precipitati sul suo profilo sociale ufficiale per sapere maggiori informazioni. Alcuni hanno chiesto le generalità del ragazzo misterioso che appare nella foto, altri invece si sono soltanto limitati ad omaggiare il suo talento e la sua bellezza. Al momento Giulia Lattini ha preferito non rispondere e bisognerà attendere un paio di ore per scoprire la possibile risposta da parte dell'ex corteggiatrice del programma targato Mediaset. Per ulteriori informazioni riguardanti il trono classico e dover di Uomini e Donne di Maria De Filippi, continuate a seguire questo profilo utente, cliccando il tasto Segui che trovate accanto al nome dell'autore.